È forte ed è l'unico riferimento del nord. Questo lo dobbiamo ricordare sempre, perché la Lega è agganciata ai territori, lo dimostrano queste bellissime feste. La Lega è l'unico interlocutore del nord e ha come unico interesse la gente e la tutela del nord. Guardate, sono tantissime le iniziative che si terranno quest'autunno, sono tantissime le iniziative in cui coinvolgeremo i nostri militanti, ma soprattutto coinvolgeremo la società civile, gli imprenditori, gli operai, tutte le persone che sono deluse da tutto l'arco costituzionale, da tutti i partiti, da questo nuovo centralismo, da questo governo che non fa altro che mettere nuove tasse e calpestare i territori, da questo neocentralismo. La Lega c'è ed è più forte che mai, lo vedrete nelle prossime settimane. Siamo sempre stati in mezzo alla gente, siamo forse un po' spariti dagli organi di informazione, c'eravamo quando dovevano infangarci, c'eravamo quando c'erano i complotti, allora magari lì c'eravamo nelle prime pagine per 4-5 pagine. Adesso che lanciamo il nostro progetto politico, l'autonomia del nord, l'indipendenza dei nostri territori, ci siamo un po' meno, ma non ci importa, perché noi abbiamo una ricchezza, la ricchezza siete voi, la ricchezza è la nostra gente, la ricchezza sono i nostri militanti, la ricchezza sono tutte le persone e sono sempre di più che credono che prima ci debba essere il nord e che prima ci debbano essere i nostri territori. Noi ci siamo, voi ci siete. Saremo in prima linea perché vogliamo portare a casa l'indipendenza e l'autonomia della nostra gente. Grazie davvero a tutti, grazie di cuore. Viva la Lega! Grazie, allora io saluto tutti i nostri esponenti che sono sul palco e il segretario. No, vabbè, tranquillo, dal vice segretario nazionale a Davide Cavallotto, che oggi dopo 12 anni ha lasciato l'incarico di segretario dei Giovani Padani, benvenuto Corda, la Borgarello, insomma tutti i nostri rappresentanti nelle istituzioni, ma non tanto rappresentanti nelle istituzioni, tutti i nostri militanti che sono in servizio permanente nelle istituzioni, perché oggi abbiamo fatto, sono intervenuto al congresso dei Giovani Padani che c'è stato e giustamente un po' in diversi abbiamo ricordato questo concetto: quando una donna o un uomo della Lega ricopre un incarico, lo ricopre perché c'è dietro un progetto, non lo ricopre perché vuole fare una sua carriera, cioè la Lega non è lo strumento per la carriera delle persone, ma noi tutti siamo strumenti per realizzare il nostro progetto politico. E questo è molto importante, soprattutto bisogna dirlo tutte le volte che abbiamo a che fare con i giovani. E noi abbiamo tanti giovani. E questa è una garanzia sicuramente per il futuro, perché un movimento che ha tanti giovani di solito ha un grande futuro, però i nostri giovani dobbiamo cercare di farli crescere bene, se possibile di farli crescere come la miglior classe dirigente del futuro, perché noi qui al nord abbiamo anche un problema di classe dirigente che sappia fare quello che ha fatto sempre Umberto Bossi, cioè quando c'era bisogno picchiare i pugni sul tavolo per far sentire la voce del nord. Allora, in questi giorni stiamo assistendo ad una cosa, almeno io vi porto il mio punto di vista, cioè tutti i nodi stanno venendo al pettine. Quello che noi avevamo detto purtroppo si sta verificando, e allora noi dobbiamo avere
la grande determinazione e anche la capacità di far capire alla gente che o adesso o mai più, cioè o adesso veramente spezziamo quelle catene che ci legano a Roma e riusciamo ad affermare con orgoglio che prima c'è il Nord e che l'unica via d'uscita è quella di poter mettere in campo tutte le nostre capacità, lasciando Roma al suo destino, nel senso che riconoscendo che Roma non può risolvere i nostri problemi. E questa è una cosa che vediamo qui noi, ma vediamo un po' in giro dappertutto. Gli stati nazionali non sono in grado di dare delle risposte rispetto alla crisi. Spesso gli stati nazionali e i governi che ci sono lo strumento per realizzare determinati interessi che sono sempre più distanti rispetto agli interessi della gente. Pensiamo a quello che ha fatto o che non ha fatto, a seconda dei punti di vista, Monti. Non ha fatto niente per la gente e ha fatto tanto per le banche e ha fatto tanto per interessi che sono opposti rispetto a quelli della nostra gente e del nostro territorio. Allora prima il Nord vuol dire tirare fuori questo, perché se tu chiedi ad un imprenditore del Piemonte, della Lombardia o del Veneto che cos'ha di meno rispetto ad un imprenditore della Baviera, oppure che cos'ha di meno rispetto ad un imprenditore anche di qualunque posto del mondo, ti dirà: ma io non penso di avere qualcosa in meno, l'unica cosa che ho in meno è, o in più, è che qui ho uno Stato che mi ammazza con le tasse e che non considera il nostro territorio. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che questi imprenditori, che la nostra gente abbia una chance. Lo stiamo facendo governando le regioni, perché qui stiamo cercando di dare un'impronta diversa, anche tra tante difficoltà. Lo diceva prima Elena, abbiamo avuto 10 miliardi di debiti sulle spalle, perché poi la mancanza dell'autonomia vuol dire anche la possibilità da parte di qualcuno di governare magari i nostri territori come se si governassero i territori al sud, e cioè da Terroni, governare da Terroni. È possibile anche questo, facendo assistenzialismo e facendo debito. E facendo noi gli interessi della nostra gente. Noi stiamo facendo delle riforme importanti, possiamo andare in giro a testa alta. Abbiamo fatto la riforma della sanità, ne parlavano da 30 anni, in questo modo, senza guardare in faccia ai vari potentati, stiamo cercando coi pochi soldi che ci sono oggi di garantire dei servizi. Invece di aumentare le tasse come stanno facendo a Roma, diamo dei sostegni agli imprenditori che decidono di assumere nuovi lavoratori, i giovani, prima di tutto i giovani, perché c'è un tasso di disoccupazione al 35%, e anche le persone che ultra cinquantenni, per loro c'è un canale privilegiato, perché non possiamo lasciarli su una strada come ha fatto la Fornero con gli esodati. Stiamo dando un'impronta diversa, possiamo andare in giro a testa alta, però quello che ci vuole veramente è questo, e cioè tagliare le catene che ci legano a Roma. Per farlo dobbiamo affrontare e risolvere la questione settentrionale, e abbiamo una grande opportunità, perché oggi noi come regioni possiamo fare un blocco tra le regioni del nord. Questa è la macro regione che ha inventato Miglio, che ha portato avanti Bossi e che ha portato avanti la Lega, non quelli che adesso la cercano di utilizzarla ovviamente per avere un po' di magari visibilità. E abbiamo anche la possibilità di fare blocco noi in Europa. Allora andiamo a parlare noi direttamente con quelli che sono gli altri territori europei, e questo è il futuro. Se noi riusciremo a convincere la gente, noi avremo una possibilità di uscita. Dobbiamo fare questo, dobbiamo lavorare. Io lo dico al nostro presidente che è qui, a luglio ero un po' arrabbiato perché ho visto che c'erano poche feste e ho detto: ma qui non è che ci siamo seduti, e magari ci siamo un po' seduti, però abbiamo rimesso subito sotto il fuoco e la nostra militanza ha reagito, perché in questo mese di settembre in Piemonte praticamente c'è un record assoluto di feste, lo possiamo vedere sulla Padania, tutti i giorni c'è una festa, è così che si fa,
perché non dobbiamo perdere di vista il fatto che noi non è che andiamo avanti con i mezzi di informazione, con i salotti, facendo gli editoriali, noi andiamo avanti con la nostra militanza che non ci ha mai tradito. E quindi grazie veramente per tutto il lavoro e grazie soprattutto ad Umberto che è qui con noi. Umberto Bossi, il nostro presidente federale. Signor Presidente, fate che carriera. A me basta essere Umberto Bossi. Bravo! E quindi dico che comunque non ci deve essere bega, a volte ho visto delle bega, ma non intervenire a fermarle. Le beghe perché Maroni, per il posto a Maroni, posto a posto. Guardate, non è assolutamente un problema di posto, qui è un problema di libertà del nord. Bravo! Effettivamente stiamo andando avanti ed effettivamente, senza parlare prima di Monti, il professore sarà professore, però qualche asino avrebbe fatto meglio di lui. C'è solo mettendo le tasse che governa il paese sono capaci di tutto. Adesso pare che abbia raggiunto l'accordo con Draghi, il presidente della Banca Europea, a dire la verità l'ha messo lì, è uno dei tanti errori che ha fatto Berlusconi, l'ha messo lì, è un romano, giusto per capirsi, questi vanno ovunque, l'ha messo lì, no, io ero contrario a Tremonti, ma uno che vende il giro romano, anche se lo mandi nella Banca Europea aiuterà poco il nostro paese. Effettivamente l'altro giorno festeggiamo tutti assieme sul lago di Como il fatto che Draghi sostenga che la Banca Centrale Europea comprerà i titoli di Stato italiani dei paesi disgraziati come il nostro, in difficoltà. Bisogna vedere però una cosa, quanto ci costerà in interesse, e questo non è chiaro. Di più io temo che sia un patto coloniale. Bisogna vedere nei prossimi giorni quanto ci costa, perché temo che la Banca Europea ci obbligherà a fare le leggi che decide lei, quindi il Parlamento nostro non c'è più, non saremo più liberi, il Parlamento non potrà più votare le leggi che vogliono, ci arriverà l'ordine dall'alto, dall'Europa. Le nostre leggi le voteranno gli altri parlamenti degli altri paesi, allora vuol dire che siamo occupati, ha stabilito un patto di occupazione, temo che sia così. D'altra parte Monti se l'ha imposto il Presidente della Repubblica ed è stata una scelta sbagliata. Prima l'ha nominato Presidente, l'ha nominato Senatore a vita e poi dopo l'ha nominato Premier, cacciando via Berlusconi. Però il Presidente della Repubblica non deve, secondo la Costituzione, garantire che venga applicata la Costituzione democratica, la fa il contrario, la fa. Questa è la verità. Adesso vedremo nei prossimi giorni cosa vuol dire il patto, il fatto che l'Europa, la Banca Centrale Europea compri i titoli di Stato italiani, voglio vedere quanto ci costa. E soprattutto in termini di democrazia temo che ci costerà moltissimo, non saremo più noi a decidere le nostre leggi ma saranno loro, e allora mi piacerebbe di avere eletto un banchiere a fare il politico, perché il politico deve garantire l'economia e anche la democrazia. Questo è un paese democratico, ha fatto la guerra per avere la democrazia. Guarda qui che adesso arriva il professor e ci spiega, diciamo che queste le cose che vediamo, le cose che ha fatto Monti le abbiamo lì da vedere, ha tagliato le pensioni ai lavoratori che le avevano pagate, poi si è mangiato le case della gente con l'IMU, l'IMU sui fabbricati, sulle case, gente che quando compri una casa paghi anche l'IVA eccetera, tutto quello che c'è dietro, l'hai già pagato, però arriva Monti che ci spiega che tutto è dello Stato, anche che è socio di governo assieme alla sinistra, quindi i comunisti un po' dicevano che un po' tutto era dello Stato. È arrivato Monti, il professore, che ci spiega che
la casa non è dei proprietari, ma è dello Stato, e quindi tasse su tasse. Di più, l'agricoltore ha fatto l'immo agricolo, aveva una grande pianura, la pianura padana, che vede, sta vedendo il fallimento di moltissime imprese agricole. Se la ridurrà a un disastro con l'immo agricolo. Di più, quando si dice di fare un patto con Roma, attenti, io reputo che solo dobbiamo solo andare via da Roma, perché abbiamo fatto, io e Calderoli, nel mio ministero avevo fatto il federalismo fiscale, è arrivato Monti, ha preso il federalismo fiscale e l'ha buttato nel cestino. Allora, che patto puoi fare con chi non rispetta nessun patto? Nessuno. Dobbiamo andarci per la nostra strada, oppure farci travolgere dal crollo del sistema centralista, non dico fascista che sarebbe troppo, però centralista romano, antidemocratico romano. Dobbiamo andare, io queste cose le ho viste tanti anni fa, quando ho cominciato ad aprire un Parlamento a Mantova, Parlamento del Nord, dove chiamammo Padania quello che era il Nord. Vedevo che Piemonte era in pianura padana, la Lombardia idem, il Veneto idem, ma come tre grandi campanili, ma dobbiamo fare la cattedrale, la Padania, e quindi come la chiamiamo? Perché un nome deve pure avere, il nome di battaglia, se la pianura padana, Padania. Poi c'era Agnelli, che a quei tempi aveva fatto fare un bel libro sulla storia futura della Padania, sarebbe diventata la banca regione europea più importante e più forte d'Europa. Quindi andai in Parlamento e dire, ma guardate, la pianura è la pianura padana, chiamiamola Padania, ha già chiamato altri Padania, c'era già stato Fanti, il presidente Fanti dell'Emilia, che propose la banca regione del Nord. Subito dopo l'abbracciò Miglio, anche lui abbracciò la macroidea di macroregione, poi venimmo noi a portare avanti il lavoro degli altri, a realizzarlo, perché a parlare sono capacitato. Lei a fare roba che in poco, a fare le cose che sono capaci in poco, è arrivata la Lega a realizzarlo. Due anni fa vedemmo tutto questo, mamma, qui andiamo in malora. Controllavamo le leggi europee, c'era una legge che prevede la possibilità di fare un'euroregione, una regione con i popoli confinanti. Allora, la Padania confina, Piemonte, Lombardia, con la Svizzera, scusate se dico poco, gli amici svizzeri, con la Baviera attraverso la Svizzera, con le regioni austriache, e quindi decidiamo di fare l'euroregione. Siamo andati in Svizzera a firmarlo con Piemonte, Lombardia, Veneto, Padania, insomma, hanno firmato con la Svizzera, era a Regas, com'era quel cantone? Padragas, e com'era il cantone? San Gallo, sì, a San Gallo, e c'erano tutti, c'era la Baviera, per la Baviera, la regione più bassa della Germania, quella che fa l'Audi, le automobili Audi, eccetera, andammo lì a preparare il terreno, a preparare. Poi sono entrate anche le regioni sud della Francia, perché Cotta non è solo il presidente del Piemonte, è anche il presidente delle regioni sud della Francia, a Lione, da qui, la capitale da cui regisce lui, e quindi sono venute anche le regioni sud della Francia. È venuto, oltre alla Lombardia, al Veneto, è venuta la Slovenia, è venuto il presidente della Slovenia addirittura, perché loro non hanno regioni, è venuto lui direttamente. Poi le regioni austriache e via, che hanno detto via. Quindi le regioni confinanti, si sono accorti gli stati tutti che Roma, la canaglia romana, stava distruggendo la zona più produttiva d'Europa, che è la zona alpina delle Alpi e pedalpina, la zona più distruttiva, più produttiva stava per essere ingoiata, distrutta, digerita, fatta scomparire dalle politiche truffaldine caragliesche di Roma padrona, e quindi bisognava mettere un limite, quindi bisognava
dare una mano a quei poveri padani che non possono più essere ulteriormente spiazzati, perché se muoiono loro muoiono anche l'Europa, è la fine della speranza europea. Quindi guardate che all'inizio dell'Europa doveva essere l'Europa delle regioni, poi gli stati saltarono addosso all'Europa, la presero in mano loro e logicamente hanno portato i debiti loro, li hanno regalati all'Europa e quindi l'Europa è fallita adesso, l'euro è andato in malora. L'Italia, la Grecia, era piena di debiti, sì, ma all'inizio il progetto era l'Europa delle regioni, abbiamo ripreso in mano quel progetto e fatto valutare ai popoli europei che senza la possibilità di liberare i popoli padani e di unirsi assieme creando una grande forza è la fine nostra, ma è la fine anche loro, e quindi si è creato il patto che ha fatto nascere l'Euroregione Padana Alpina. Ve la faccio vedere loro. Guarda, qui una cartina. La fai, ah. Dove è che l'hai? Ah, ne, eccolo lì. Sì, sì. La voce arriva per me, no, per Dio. Vabbè, andiamo lì. Grande Umberto. Allora, la devono vedere. Questo è grosso modo il profilo dell'Euroregione. Hai visto? Scherzavano a Roma. A Roma non ci vogliono, non vogliono bene la gente del nord. Vogliono bene al loro portafogli, al nostro portafoglio, un'altra roba. E quindi a furia di sputare in faccia la gente, scherzarla, il nord si è alzato e ha mosso l'Europa. E ha trovato spazi in Europa. Ecco qui il risultato. Vuol dire che si apre una via. Tanti anni vedono la secessione, tutti noi la secessione. Ebbene, guardate che nessun popolo che è stato colonizzato, occupato, può sperare nel futuro se non si libera, non c'è nessun popolo. Guardate, gli irlandesi che io conosco bene, perché facevo, finanziavo una loro festa, dei giovani irlandesi, hanno dovuto creare l'IRA, l'esercito di liberazione irlandese, che ha ammazzato un sacco di inglesi. Poi, addirittura quelli che finivano in carcere, si lasciavano morire di fame e di sete. E quindi Bobby Sand, ricordo un nome, che era diventato famoso quando ero ragazzo io, morì di fame e di sete. Ci lascia una bella poesia, una lodola viene comprata al mercato da un poliziotto inglese, viene che la porta a casa, la mette in gabbia e la lodola non canta, perché le lodole cantano solo quando volano libero nel cielo, se no non canta, e quindi il poliziotto si arrabbia, gli butta un telo scuro sulla gabbia e ti faccio vedere io se non canti, brutta lodola. Devi cantare, la loda non cantò, non solo non cantò, ma si lasciò morire di fame e di sete. Probabilmente in quella poesia vedeva se stessa, che si lasciava morire di fame e di sete in casa, per la libertà dell'Irlanda, un paese libero, è il paese delle tigri celtiche dal punto di vista economico. Però alle spalle anche di una grande economia ci sono uomini che hanno creduto nella libertà. Non esiste economia senza libertà, fino a quando si è costretto a mantenere i bagnoli di Roma, non va da nessuna parte. E quindi è chiunque abbia perso la libertà stupidamente per sapochismo a volte e poi fa fatica, è difficilissimo recuperare. A noi è toccato liberare, solo i tedeschi forse, un popolo forte. Riusci, noi sono 2000 anni che abbiamo i romani tra le palle, li abbiamo più. Sono i tedeschi, i tedeschi sono riusciti a cacciarli via. I romani applicavano una legge per cui rapivano i figli dei capi tribù e li portavano a Roma per indottrinarli, mandavano a scuola, facevano crescere nell'esercito romano. Tra questi ci fu anche Armin, oggi è un eroe di Armin. Armin
o Arminio, se volete ritagliarmi, andò a Roma, però quando ritornò l'esercito romano in Germania si ricordò del patto che aveva fatto con la sua gente, lottare per liberare il suo popolo dall'esercito romano, e infatti agì in quel senso, era diventato generale dell'esercito romano, che non capiva che un tedesco è sempre un tedesco, come un padano è sempre un padano, e quindi mandò l'esercito romano e mandò nella foresta di Teutoburgo, dove venne schiantato dalle tribù germaniche. I resti di quella battaglia li ha trovati un colonnello inglese 2 anni fa, mi pare, andati in pensione a cercare con le carte storiche i resti della battaglia, li ha trovati 30, 40, 60 mila scheletri morti. Quelli erano i resti dell'esercito romano, delle legioni romane, e l'imperatore romano gli ha detto: ridammi le mie legioni. Le sue legioni non potevano essere, le erano morte. Così muoiono tutti quelli che occupano gli altri popoli e li schiacciano e gli tolgono la libertà. La libertà è chi, quando uno conquista la libertà agli altri, ogni possibilità, ogni azione contro di lui è lecita. E questo noi lo sapevamo, però sapevamo anche che dovevamo trovare una via possibilmente democratica alla libertà, e l'abbiamo trovato nell'euroregione che abbiamo firmato poco tempo fa a Bad Ragaz. Diciamo che la via sta in quella, diciamo, il Veneto, il Piemonte, la Lombardia hanno scelto quella via, la via democratica, senza morti, ma con risultato democraticamente ottenibile della libertà. Certo, è la prima volta che dire no, è già avvenuto. La Germania e l'Olanda hanno già fatto un'euroregione anni fa. Oggi praticamente si è trasformata, l'euroregione è diventato un Parlamento che fa le leggi non si fanno più a Berlino, si fanno, e l'euroregione è diventato un Parlamento fatto da 41 parlamentari olandesi e 41 tedeschi. L'euroregione alla fine è chiaro, sono destinato a trasformarsi in Parlamento, Parlamento eletto dal popolo e quindi garante della libertà. Noi siamo partiti adesso con l'euroregione, la strada è tracciata. Già i tedeschi e gli olandesi l'hanno seguita prima di noi, con ottimo risultato per l'Olanda e per la Germania, e perché non dovrebbe essere anche noi. Quello che ci è avvenuto, diciamo, in Europa può e deve riavvenire. Qui abbiamo ottenuto il via all'euroregione. E guardatela bene, perché tra poco la vedete fuori in tutti i paesi e le città, con la carta geografica lì. I confini dell'euroregione padano-alpina, che fa il patto con i popoli contigui, la Svizzera, l'Austria, le regioni austriache, la Slovenia, le regioni guidate da Cota, che sono quelle sud francesi, Ronald, lì, perché Roma la grana alla fine resterà per un pugno di mosche. Di agire male e negativamente si ottiene quello che si semina, si dice il proverbio. Alla fine si ottiene quel che si semina. Chi lavora male, ebbene alla fine ottiene male. Chi semina vento, raccoglie tempesta. E lo dico. Questo è il passaggio che stiamo, in questo momento stiamo andando lì, amici miei. Ed è un piacere vedere che la Lega come strumento è servito non solo a far crescere la capacità della gente di capire, ma è servita anche ad indirizzare la politica pratica europea. Grazie a te. Adesso mi hanno nominato addirittura presidente, quindi manca anche il nome generale. Sì, sono Umberto, ma presidente va bene loro. Generale.
generale, più o meno. Così. Fratelli piemontesi, vi do un grande abbraccio di cuore. Questa è la più grossa sede per la vita che c'è in Padania. Complimenti, complimenti. Grazie fratelli. Bossi, 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 Bossi.